tanto onore, orgoglio per questi ragazzi che sono andati ad Anfield, a Liverpool, a fare la loro partita. E hanno fatto una grande partita perché l'Inter stasera è stata caparbia, è stata forte, grintosa, vogliosa, determinata, attenta, fortunata sicuramente, ma all'andata non era stato così. La traversa di Chala, beh, questi gol arrivati alla fine dopo 70 minuti, veramente non dico di... ma sì, ma posso anche esagerare perché non è un'esagerazione alla fine di grande Inter, no? A tutti gli effetti contro un Liverpool che sì grande, ma... Era stato più che altro mentalmente pronto, poi nei cambi, la panchina, Firmino entra e determina la gara, insomma, tante cose. E invece oggi siamo stati sì fortunati perché hanno preso due pali, colpo di testa di Matip, il palo di Salah, poi Arturo ha fatto un salvataggio meraviglioso, ha giocato un'altra grande partita, anche il giallo che qualche pseudo competente, pseudo tifoso criticherà, è un giallo preso perché deve fare fallo tattico dopo una palla persa, mi sembra da Brozo o comunque da altri. Sì, due o tre errori l'ha fatti, ma ha giocato con grandissima grinta. Ma comunque non me ne frega niente dei giudizi di stasera perché altrimenti dovrei andare a leggere anche quello che starete dicendo su Alexis e sono bestemmie per chi ama il mondo del pallone che io non posso leggere minimamente perché è chiaro che poi l'eccessiva grinta e la voglia di andare a vincere quella partita, a prenderci questo passaggio del turno, già questo dovrebbe giustificarlo, l'ha portato a commettere degli errori. Ma se il primo su Thiago è da giallo, il secondo fallo non è mai da giallo perché ragazzi... Va sul pallone, poi sì, tocca a Fabinho, grande attore tra l'altro, a fare tutta quella messa in scena, ma comunque è un fallo non voluto, è un fallo meno cattivo del primo, non lo dai il rosso lì, anche per non andare per un fallettino che il VAR tra l'altro deve andare a rivedere e deve dare all'arbitro il beneficio del dubbio, vai a rovinare una partita con questa decisione, bah, quantomeno rivedibile, quindi Alexis non ha colpe se non quella di averci creduto troppo, ma come diceva anche Paganini in telecronaca, fino a quel momento era stato il migliore in campo dei nostri, uno dei più brillanti, si era mosso bene, aveva fatto bene, poi spero che Inzaghi stasera abbia imparato una lezione importante. Lautaro Martinez, giocatore straordinario, va tenuto in campo, basta, e oggi ha fatto un gol della Madonna che ha illuminato la notte di Anfield. Che probabilmente prima di venerdì non avrebbe fatto, perché sbloccarsi in quel modo, con una tripletta, con quella personalità, con la Salernitana, per lui è stato fondamentale. Adesso si è sbloccato, guardate che cacchio fa. Non riusciva a segnare nemmeno col Genoa o col Sassuolo a porta vuota, stavo allo stadio, veramente mi sembrò incredibile che quella palla non fosse entrata. Oggi si inventa un capolavoro contro Alisson dalla distanza contro il Liverpool ad Anfield. Quello è un discorso mentale perché le caratteristiche, le qualità, le possibilità, le potenzialità di Lautaro non possono essere messe in discussione, altrimenti parliamo di tennis. Quindi, una grande Inter, Alexis, è chiaro che si può bocciare nella valutazione. Io non lo so se lo boccerei stasera, perché ripeto, era stato molto bravo fino a quel momento. Dovrei punire eccessivamente una eccessiva voglia. Comunque finalizzata ad andarci a prendere sta qualificazione, a vincere sta partita dopo il gol di Lautaro, tra l'altro, quindi c'era proprio la voglia di azzannare in quel momento lui che ha tanta mentalità, che conosce queste situazioni. È chiaro che per essere onesto gli dovrei dare almeno un 5, perché con questa espulsione ha in qualche modo creato dei problemi a noi abbastanza evidenti e questa espulsione ha determinato poi tante problematiche durante il corso della gara, ma io non glielo voglio dare 5 stasera, gli do 6, lo salvo, perché era almeno da 6 e mezzo fino a quel momento, nonostante il primo giallo un po' irruento, e non lo voglio bocciare stasera, perché vi faccio un piacere, quindi non ve lo voglio fare, perché voi non capite nulla di calcio e andate lì a criticare Sanchez. Con voi mi riferisco ovviamente agli pseudo tifosi che esultano, si incazzano senza un nesso logico e criticano i campioni. Poi è chiaro che adesso tutti fanno ironia, anche gli avversari, i campioni sono così, amico, qua e là. Ma vi ricordo, soprattutto agli interisti, pseudo-interisti, che Alexis questa frase l'ha detta nel post-partita di Inter-Juve, partita decisa dal campione, con mentalità e qualità indiscussa, al 120esimo contro la Juventus. Primo trofeo di Inzaghi, trofeo vinto di questa stagione, nel segno del Niño Maravilla. Quindi gratitudine e rispetto, per favore, nei confronti di chi se la merita. Poi elogiamo certa gente che entra in campo e non si sa nemmeno perché è lì, altrimenti Sanchez aveva giocato una gran partita. Samir deve uscire però. Deve uscire dai pali, non è il fatto di buttarsi, parata laser, le battutine. Non è quello, deve uscire. Quando c'è un cross in mezzo la deve prendere quella palla, se la deve mangiare, altrimenti poi crea problemi. Per il resto, fortunato,
Benissimo, Skriniar partitone, molto bene Bastoni, bene De Vrij, ha avuto un affaticamento, speriamo niente di grave, ma comunque io sono abbastanza tranquillo quando i problemi ci sono in difesa, sono certo che, beh, oddio, dipende da De Vrij, però se non dovesse essere troppo grave la situazione di Stefan, io credo che D'Ambrosio potrebbe giocare domenica, ma oggi è entrato benissimo D'Ambro, cioè Manese lo sognerà la notte perché era convinto di berselo, di fare quelle giocatine facili. In realtà si è dribblato tutto tranne che D'Ambrosio, si è dribblato da solo dimenticandosi il pallone dietro. Fisicamente se l'è mangiato Danilo, quindi altra grande prova di Danilone che dimostra che non solo merita un altro anno di rinnovo, ma io uno così lo blinderei fino a fine anno, cioè una seconda linea che sarebbe titolare secondo me almeno dal quinto sesto posto in giù della Serie A in tutte le squadre, ma avrebbe tanto spazio anche sopra, come ce l'ha tra l'altro con noi. In una squadra che lotta per l'Europa, D'Ambrosio è titolare oggi. Quindi poi per chi lotta per vincere il campionato, magari no, però. E quindi bene Danilo, Dumfries abbastanza bene, però un po' più preciso, deve puntare meglio l'uomo, deve anche avere più coraggio, a volte più cattiveria. Darmian è entrato un po' timido, ma non era facile la situazione. Benissimo Perisic, come all'andata, Vidal partitone, si sì, sbagliato qualche passaggio, ma bene Brozo. Bene, chiaramente è essenziale, speriamo non si sia fatto niente, se no rivivremo i fantasmi, soffriremo come col Sassuolo, non è il caso, col Torino che è tra l'altro una grande squadra ed è un gran momento di forma, un momento di forma insomma, però sta vivendo una bella stagione. Beh, però dei passaggi l'ha sbagliati, da lui mi aspetto più precisione, quindi non voglio essere cattivo, però Brozo meglio, Chala molto bene, assolutamente meglio il primo tempo del secondo. Lautaro, beh, che dobbiamo fare? Gol meraviglioso. Alexis, ripeto, bene, ma già è stato il rosso. Poi è entrato Gagliardini, non è entrato nemmeno male. Ammonito per proteste, ma non era fallo, quindi aveva ragione lui, secondo me. Perché anche lì tutte queste decisioni di punire ogni intervento, cioè sta andando a prendere la palla, non rompere le scatole. Vabbè, comunque, al di là di quello. E come anche Vesino non è entrato male alla fine. Correa ci ha provato, ha corso di qua e di là, quindi stasera non gli dico niente. Io sono sempre super critico con lui, a volte esagero, perché alla fine la qualità ce l'ha, non la metto in discussione. Mi dà fastidio un po' l'atteggiamento, la personalità che manca e questi 30 milioni secondo me buttati, ma il Tucu può comunque sempre essere utile e non vedo l'ora di esultare per un suo gol. In sintesi, poteva andare meglio. Alexis, irruento ma sfortunato. Fatto sta che, anche se è finita male, al gol del Toro, meraviglioso, ho esultato come un pazzo e mi stavo sentendo male. Questa si chiama emozione. Quindi non soltanto soddisfazione immensa per la prestazione dopo la grande partita dell'andata, ci abbiamo creduto, ma soprattutto la bellezza di emozionarsi così, urlando contro il cielo, potremmo dire, per la nostra Inter. E questo è stato bellissimo. L'importante è che ci abbiamo creduto, che abbiamo avuto una grande credibilità europea in queste due partite. Stasera meritavamo probabilmente di meglio, anche se in realtà le occasioni loro ce l'hanno avute. Dove meritavamo la vittoria era l'andata, è la sconfitta più brutta a livello di risultato, però è anche la più bella a livello di onore, di orgoglio, per un Inter che seppur in 10 ci ha creduto, e poi forse se avessimo finito la partita in parità numerica, chissà come sarebbe finita. Ma con i se e con i ma non si fa niente, quindi testa al Torino, vediamo Brozo, vediamo De Vrij come stanno, se ci sarà un mini turnover che sarebbe giusto, Dzeko si è riposato, quindi il Cigno gioca. E vabbè, criticate Sanchez, tanto divertitevi, e questo è il vostro mestiere. Io vi ricordo che la Supercoppa l'ha vinta lui, tanto per dire. E ha fatto tanto altro, gol pesante con la Roma, gol alla Salernitana, al Cagliari, allo Sheriff solo quest'anno, per non parlare di quello che ha fatto negli altri 2 anni precedenti, questo è sempre importante. Ciao a tutti, sempre e comunque forza Inter, grande King, anche lui con quel salvataggio, con la cresta bionda partitone, rompete il cazzo pure a lui, tanto è il vostro lavoro, e speriamo adesso di puntare per bene a sto campionato che dobbiamo assolutamente vincere. Ciao a tutti e orgoglio per questa Inter.